Questa è la storia di Sasha e della sua famiglia, ambientata in Russia durante l'ultimo dell'anno. Secondo la loro tradizione, è proprio questa la notte nella quale arriva Babbo Natale e vengono espressi i desideri. Natale, l'ultima volta ci ha portato tutti i regali di mattina. Si sarà perso da qualche parte. Papà, cosa c'è nella scatola? Vai a suonare il pianoforte. Tieniti impegnata. I tuoi regali arriveranno. Ieri ho preparato solamente pesce marinato. Nonna, potrei avere una salsiccia? Aspetta un secondo. Sasha, per favore. I bambini hanno notato che i soliti giochi non sono adatti per un albero di Natale come questo. Non ci sarà nessuna decorazione artigianale. Come da tradizione, l'albero sarà decorato con oltre 2000 giocattoli che avranno i colori della bandiera russa. Saranno fatti con un materiale duraturo e molto resistente. Una giornata all'estero. Stata usata la prima volta nel 2010. L'anno scorso abbiamo introdotto. Vadik, perché tu non aspetti Babbo Natale? Nessuno di voi mi capisce. E Babbo Natale non è venuto. Magari si è perso e non trova più la strada. Sei un secchione, lo sai? Attenta! Bene, mio collega Baguette, che il nostro esperimento abbia inizio. Non puoi immaginare. Questa bambina sarebbe capace di mangiare soltanto salsicce. Mi impegno tanto per cucinare e lei invece... Sasha, devo consegnare questo articolo il prima possibile, non mi distrarre. Papà, quante ore mancano all'arrivo del nuovo anno? Per caso lo sai? Alla tua età i bambini possono capire da soli queste cose. Ecco, tieni questa. Cerca di stare tranquilla. Per favore. Ora lasciami in pace, Quest'anno si terrà per la prima volta una sfilata di autovetture a tema natalizio. Sono state numerose le iscrizioni ed il ricavato di questa sfilata sarà devoluta in beneficenza all'orfanotrofio cittadino. A seguire il nostro inviato di sponsor. Fuochi d'artificio. Adesso Babbo Natale ci troverà di sicuro. Percorreranno oltre 10 km per arrivare a Roma.
bene, lo aggiusteremo, nessun problema. Sono saltati i fusibili. L'interruttore dovrebbe essere qui. Ecco. Dove sarà adesso? E riavremo di nuovo l'elettricità. Eccolo qui, eccolo qui, vediamo. Tac. E uno, e due. Vedi? È tornata la luce. Con baguette. Sasha, fa la brava o ci farai impazzire tutti. Dov'è Babbo Natale? Dove lo hai nascosto? Parla! Lo sai che Babbo Natale va solo dalle brave bambine? Va a giocare. Cittadini, proviamo a festeggiare il punto di incontro tra il vecchio e il nuovo anno. Molte copie hanno studiato quest'anno, tanti traguardi laggiù, giusto grazie al nostro desiderio di fare la cosa più utile possibile. Solo insieme noi, il popolo russo, possiamo andare avanti con passione. Che bambina pestifera! Sasha! Sasha, vieni a tavola, per favore. Vieni qui prima che ti perda il capodanno. Non avresti dovuto sgridarla. Allora, avrei dovuto farle una carezza dopo questo attacco terroristico? Tutto ha un limite, lo sai. Aspettate, tra 5 minuti sarà capodanno. Apri la tesoro. Miei cari, mi piacerebbe fare un brindisi. Come sapete, quello che desiderate alla mezzanotte di Capodanno poi si avvera. E lasciate che ogni questione e ogni cattiva azione rimangano tutte in quest'anno giunto al termine, compresa la bambina pestifera. E così nel nuovo anno avremo una brava bambina. Sì, che il nuovo anno possa portarci finalmente una brava bambina. Già, una brava bambina. Mm-hmm. All'arrivo di una brava bambina. Sì. È il campanello. E chi sarà mai? Buonasera e felice anno nuovo. Sono la brava bambina. Posso entrare? Grazie. Tempo non c'è ora per il passato ricordare. Dalla mente fuggirà. Io sono la bambina brava, fortunata te. Dimentica tristezze, anni di malinconia. Io sono dolce ed educata, sempre lo sarò. Sempre lo sarà, sempre lo sarà, sempre lo sarà. Che bella grattugia per fresche e carote. Una buona insalata e per la salute. Occhiali per nonno, presente per te. Le cose lontane ora bene vedrò. Un dolce sapone per piatti e bicchieri. Le mie mani io non rovinerò più. Una bella sveglia per svegliarsi ben. Una sveglia per svegliarsi ancor meglio scriverò. Un nuovo quaderno, una bella lezione. E anche una lode mi guadagnerò. Al cane un collare e al micio un cadeau. Mi piace quando apprezzano la mia beltà. Babbo
Babbo Natale è arrivato finalmente. Mamma. Papà. Babbo Natale. Ciao, bambina. Non ti hanno insegnato a chiedere prima chi è? Chi è? È troppo tardi per chiedermelo, dal momento che mi hai già lasciato entrare. Sono l'ambasciatore incaricato da Sua Altezza Reale, la regina. Non conosco nessuna regina. Dov'è la mia mamma? Che cosa farebbe la tua mamma? Quando i bravi bambini incontrano una nuova persona, dicono è un piacere conoscerti. Non è proprio un piacere conoscerti. Sai, non importa. Raccogli le tue cose, cara. Dobbiamo andare. Il tempo fugge. Non se ne parla, signor ambasciatore. Non andrò da nessuna parte con uno sconosciuto. Invece rimarrò qui. E aspetterò la mia mamma e il mio papà. Ecco, ben fatto. I bravi bambini non vanno in giro con le persone appena conosciute, però noi già ci conosciamo. Quindi o vieni con me o rimani qui, tutta sola. Vedi, bambina, i tuoi genitori hanno espresso un desiderio. Volevano fortemente avere una nuova, brava bambina. Nel nostro regno ce ne sono molti di bravi bambini e possiamo condividerli se ci viene chiesto. E così abbiamo mandato loro la migliore, la bambina numero uno. Sono così felici con lei. Sono felici con lei nel nuovo anno. E ti hanno lasciata nel vecchio anno. Piangi, piangi, mia cara. Non piangerò e non ho bisogno del tuo brutto fazzoletto. Hai assolutamente ragione. Non c'è bisogno che tu pianga. Perché presto tu vedrai la più bella di tutte le regine. E di sicuro ti potrà aiutare. Aiutarmi? Può farlo davvero? È una promessa. Ora che ne dici se andiamo? Il tempo fugge. Coccinelle, che belle. Sono semplicemente adorabili. Ma questi fiori non profumano. Beh, certo. Perché, vedi, sono tutti finti. Devi sapere che i veri fiori hanno il polline. E c'è il rischio che i bravi bambini possano esservi allergici. Inaccettabile. L'aria deve essere pulita. Bene, bambina. Ti piace il nostro regno? È noioso e poi non c'è nessuno. Ah. Ah. È arrivata una nuova bambina. Ciao, nuova bambina.
Lei crede che il nostro regno sia noioso? Tieni, allora pulisci qualcosa se proprio ti stai annoiando. Io non pulirò niente, voglio ritornare a casa mia. E dov'è la vostra regina? Avevi promesso che lei mi avrebbe aiutato. Bene, bene, bene. Di due. Avanza. Perciò ora sarà la mia migliore amica. Congratulazioni! Scusa, che cos'è quello? Nel nostro amorevole regno, i muri hanno le orecchie. Vieni. Noi qui, nel nostro amorevole regno, abbiamo una tabella di marcia giornaliera. La mattina ci laviamo i denti, facciamo i nostri esercizi e poi viene la parte migliore. Puliamo a fondo le nostre strade, pulendo le orecchie dei muri e lavando gli occhi delle lanterne. E poi a pranzo mangiamo solo cibi salutari. E quando possiamo giocare? Ma che cosa dici? Di cosa stai parlando? Noi non abbiamo tempo per giocare. Però avete un parco giochi. Perché non andiamo là? Quel parco giochi è solamente una stupida perdita di tempo. E noi dobbiamo sfruttare il tempo in modo utile. Mettiti qui. Ma ci porteranno le patatine e poi ci daranno le caramelle. Che cosa? Ma che no! Cosa dici? Quelle ti fanno male. Tutto ciò che ci fa male lo mangia l'ambasciatore. Lui si sacrifica per noi. Beh, a casa la nonna mi faceva mangiare salsicce e patatine e poi mi dava le caramelle. Non essere triste. La regina ti aiuterà di sicuro. La nostra amata regina è la migliore che c'è in tutto il mondo intero. Per caso la vedrai domani. Non credere che lei ti aiuterà. Stai attento che hai già avuto due avvertimenti. Devi stare zitto, numero 7. Perché dovrei stare zitto? Non parli più? E ti ringraziamo, ambasciatore, per aver mangiato il posto nostro le cose che avrebbero fatto molto male a noi bambini. Ti ringraziamo, ambasciatore, per aver Ecco, questa è la nostra casa. Verrai a vivere qui con me. E io sarò la tua migliore amica. Oh, come si chiama? Lui è Ruber lo Schnauzer. È ipoallergenico, igienico e pulito. Non perde mai il pelo ed è facilmente lavabile con il sapone. Non deve mangiare e non va mai in giro a sporcare. Chi lo ha rinchiuso qui dentro? Liberiamolo, facciamogli fare una passeggiata. Possiamo portarlo al parco. Ma come si apre questa gabbia? A noi bambini non c'è permesso di aprirla. Lui vive in quella gabbia da sempre. Nessuno l'ha rinchiuso, così che noi non lo dobbiamo coccolare. Sai, è un animale molto facile da accudire. E adesso sbrigati, dobbiamo entrare a casa. Sei la benvenuta. Il tuo letto è quello. Quando è che finalmente potremo giocare un po'? Molto presto imparerai a non fare domande che non è necessario fare. Guarda, lì dentro troverai tutte le risposte di cui avrai bisogno per diventare una brava bambina. È molto importante che tu lo legga stasera.
E adesso dobbiamo pulire la nostra stanza. Prendi questa. Dormono e sembrano tutti felici. Però questa non è la nostra bambina. Non è la nostra bambina. Di cosa stai parlando? Il mio naso mi dice che Sasha è in pericolo. Dobbiamo salvare la nostra bambina. Nostra o non nostra, Sasha o non Sasha, io sto bene. A me importa di più della nonna. Uffa, però tutte queste cose sono così noiose. Buonanotte, mia migliore amica. Senti, che ne dici se ci raccontiamo delle storie di paura? Ehi. Facendo. Andrai a fare la spia alle sentinelle. Non sono una spiona. Guarda, ne vuoi un po'? L'ho rubata dal tavolo dell'ambasciatore. Chi sono queste sentinelle? Sono delle grandi guardie. Catturano i bambini che la notte non dormono e mettono sul loro braccio un segno di avvertimento. Li vedi questi due? Quando ce ne sarà un terzo, mi porteranno alla torre della paura. E perché lo fai, se sai che è così tanto pericoloso? Perché ancora ricordo come era una volta il nostro regno. C'erano molti dolci ed era bello. E poi la regina era gentile. E adesso lei com'è? Malvagia. Ha praticato il rito dell'oblio. Hanno dimenticato tutto. Piccolo marmocchio. Le sentinelle ci hanno scoperti! Catturano per me alla fine. Che cos'è questo rito dell'oblio? Te lo praticheranno domani. La regina ti farà dimenticare tutto, la tua famiglia. Dimenticherai persino il tuo nome. La canzone dell'oblio, non ascoltarla. Tieni, usali come tappi per le orecchie. Scappa! Lasciami andare! La canzone dell'oblio, non ascoltarla! Huh?
Tutto pronto, tesoro. Ecco qui. Ancora insalata di carote. Ma a te piace così tanto. Ti fa bene, contiene molto carotene. Non mi importa che piace cosa. La dieta di un bambino dovrebbe essere varia, capito? Molto bene. Che ne dici se ti friggo una bella salsiccia? Che cosa? È mattina e vuoi darmi qualcosa di fritto? No, cara, nonna stava solo scherzando. Solo scherzando? Stava solo scherzando. A me sembra che... là in quel punto ci sia una piccola macchia. Sì, sognavamo una brava bambina. E perché non ci piace più allora? Tardi, possibile che non ti sei ancora vestita? Il regno dei bravi bambini, ma che bello è qua! Per i bravi bambini è un onore grandissimo servire sua maestà e rispettare l'ambasciatore e superare il mondo in qualità e quantità. Uniti per il nostro regno siamo tutti qui, gentili, belli, forti, intelligenti. Qui non sono ammessi e non ce ne saranno. Qui è tutto sempre bello, è tutto positivo. Poi passano le ore, dimentichi il passato. Il regno dei bravi bambini, posto magico. Bravi bambini sanno che non serve ricordar. E sopra il nostro regno vola il suono di un tic-tac. E sopra il nostro regno vola il suono di un tic-tac. Successo. Questa notte le sentinelle ci hanno scoperto a me e al numero 7. Come? Questa notte siete usciti? È severamente proibito. L'ho sempre avvertito al numero 7 che si stava comportando come un cattivo bambino. Credi che sarà punito severamente? Nel nostro amorevole regno, chi se lo merita riceve una dura ma giusta punizione. È quello che dice la regina. La incontrerai oggi, giusto? Ascolta, lei non è come voi credete. Oggi mi farà dimenticare tutto quanto. Mamma, papà, nonna, nonno e persino Vadik. E io non voglio dimenticarli. Io voglio tornare a casa. E come farei a tornare a casa? Scapperò. Le brave bambine non scappano e neanche tu lo farai. Oppure andrò a raccontare tutto. Da quando le brave bambine vanno a fare la spia contro i loro migliori amici? Loro non fanno la spia, tengono informate le autorità. E queste chi sarebbero? In una oscura, oscura terra lontana, in una oscura, oscura stanza, abita un orribile, orribile uomo cattivo. E tutti quelli che tentano di scappare dal nostro amato regno li cattura e li mette nel suo grande e nero sacco. E lo avvertirai tu, questo uomo cattivo? Pensavo di essere la tua migliore amica. Tanto non andrà molto lontano. Quanti avvertimenti hai ricevuto? Thank you.
Ti sei fatto male? Cosa è successo? Stai bene? Baguette mi ha graffiato. Com'è possibile? È accettabile che i bravi gatti si comportino così? Cosa? No, no. Questo gatto è armato ed è molto, ripeto, molto pericoloso. Perciò sarà necessario tagliargli gli artigli. Giusto. Sì. Immediatamente. Sì, taglieremo. Certo, lo facciamo certo, subito. Sì. Qui, micio, micio, micio. Gatto, gattino, dove sei? Ah, eccoti qui. Gli artigli del nostro gattino devono essere tagliati. E poi ti dovremo rasare. Bussa via! I gattini senza il loro pelo diventano dei bellissimi gatti ipoallergenici e igienici, lo sai? Lasciami stare! È un omicidio! Nonna! Wow! Ehi, perché stavi volando? No, non è la nostra bambina. Finalmente l'hai capito. Dobbiamo andarcene immediatamente. Credo di aver trovato le sue tracce. Dobbiamo correre, sbrigati. Correre dove? Fa freddo. Ah, come vuoi, Baguette. Me la caverò anche senza di te. Dove state andando? Venite qui! Sì, ciao. Dai, su, sbrigati. Dalla buon'ora e per te saranno guai. Son l'uomo cattivo senza motivo. Sei abbastanza strano. E poi non sembri affatto cattivo. Stai forse dicendo che non hai paura di me? Sei così sporco. Hai vestiti tutti rovinati e poi sei pieno di fuliggine. Come mai tutti i tuoi bravi bambini non si prendono cura di te? Mm? E come mai non lavano i tuoi vestiti? O non ti lavano la faccia? Loro non sono i miei bambini. In ogni caso io sono scapolo per scelta e quindi non ho e non voglio bambini. Il mio lavoro è molto duro e impegnativo. Io faccio il guardiano. Sono uno stregone malvagio. Io sono l'uomo cattivo. È passato molto tempo da quando ti sei tagliato le unghie. Le unghie lunghe sono scomode. Cioè, sembra che tu non sia per niente spaventata da me. Sei veramente dispiaciuta per me? Veramente. Va bene, allora non ti mangerò, non ho più fame. Per ripagarti farò in modo di far avverare uno dei tuoi desideri più cari. Sei contenta? Sì, moltissimo. Ma solo un desiderio, ricordatelo. Posso fare solamente una magia una volta ogni 100 anni. Così dice il mio contratto. L'ambasciatore lo aggiunse come clausola e io lo firmai senza accorgermene. Voglio solo tornare a casa mia, da mamma e da papà. Ma questo è facile. A casa, con mamma e con papà. È facile. A casa da mamma e papà. Quindi mamma e papà. Va bene, dov'è il mio sacco magico? Oh, che male la mia schiena. La mia nonna aveva lo stesso problema. Davvero? Spero che ti passi in fretta. Io desidero che il dolore alla schiena ti passi veramente. Oh, grazie mille. Di niente. Adesso potrai finalmente esaudire il mio desiderio, vero? Ah, bambina, ho già fatto avverare il tuo desiderio. Hai desiderato che mi passasse in fretta il mal di schiena e mi è passato. Grazie mille.
mi ha ingannata. No, non ti ho ingannata. Ti ho detto chiaro e tondo che sono uno stregone malvagio. Io sono l'uomo cattivo. Dovresti vergognarti. Non dirmi così. Ritorna dai bravi bambini. I nostri confini sono chiusi e non potrai andare da nessuna parte. E perché? Io sto tornando a casa. Non sarai in grado di farlo. Devi sapere che qui ci troviamo nel vecchio anno e non ti basterà oltrepassare soltanto i confini di questo regno, ma anche i confini del nostro tempo. E senza magia non potrai proprio farlo. Vedrai che riuscirò comunque a tornare a casa. Non sto scherzando. Li ho visti scappare con i miei occhi. Li andrò a cercare di nuovo. Magari li troverò. Non contarci. Sono andati. Goff e Baguette sono andati ormai. È sempre così. Prima gli vuoi bene e poi scappano via. Non essere triste. È vero, è brutto che siano scappati, ma la casa senza di loro è più igienica. Dovremmo trattare i nostri animali con molto più amore. E invece noi mettiamo loro dei collari dolorosi, tagliamo i loro artigli. Poveri. E noi abbiamo permesso tutto questo. Dovremmo scrivere un annuncio tipo sì. Cane smarrito, con lui anche un gatto. Cosa stiamo aspettando? Non lo farete! Non c'è bisogno di ritrovarli. E comunque gli animali soffrono negli appartamenti. Staranno meglio dove sono ora. Giusto. Io mi ricordo che la nostra bambina si comportava in modo completamente diverso. Non era così pulita. Sì. Vero? Da questa parte. Dai, entra! Ehi, qui non sono ammessi gli animali. Animale, sarai tu. Ehi, Baguette, dove stai andando? Perché fare le scale se ci sono le scale mobili? Mamma, guarda, un cane! Hai visto che bello? Almeno sei sicuro che stiamo andando nella direzione giusta? Il mio naso ne è certo. Siamo vicini. Va bene, le tracce finiscono qui. Da questa parte! Forza, apriti! È inutile. C'è scritto che l'ascensore non funziona. Come? Non funziona? Aspetta, tu sai leggere? Ciccio, io sono un gatto, non sono un cane. E adesso come facciamo? Che ne dici di abbaiare? Non sai fare altro. Si sta aprendo. A volte abbaiare serve. Dove siamo? Come la vedo male? Sasha, siamo venuti a prenderti! Dove sei? Rispondici! Sasha! C'è qualcuno? Aiutateci! Silenzio, voi due! Siamo qui! Silenzio, ho detto!
Ascolta, cane, devi parlare piano perché non ho capito una parola. Siamo venuti a prendere Sasha. Puoi farci passare? No, non mi dispiace tanto. I cani non possono proprio attraversare i confini del tempo, capito? Ma il gatto potrà. I gatti hanno le abilità giuste per farlo. Non ho nessuna abilità io. Ma certo che le hai. L'unica cosa che ti manca, gatto, è il tempo. Proprio ora al castello stanno celebrando il rito dell'oblio. La regina cancellerà tutti i ricordi della vostra amata bambina e lei vi dimenticherà per sempre. Aspetta, cosa possiamo fare? Siamo disposti a tutto. Non c'è niente che tu possa fare, perché sai, i cani non sanno fare le fusa. Baguette, l'hai sentito? Ora tocca a te. Fai un po' di fusa, per favore. Va bene, il lavoro sporco tocca sempre a me. Vedi, bambina, da qui non puoi fuggire. Hai solo sprecato le tue energie. Questo perché i confini sono chiusi. Noi ci prendiamo cura dei nostri bambini. Non vogliamo che finiscano nell'altro mondo dove tutte le malattie e il cibo non salutare li aspettano. Quindi tutto procederà come previsto. Alle 4 del pomeriggio incontrerai Sua Altezza Reale la regina, la migliore di tutte le regine. La musica accompagnerà l'inno del regno dei bravi bambini. Alle 4:15 è in programma un piccolo discorso della regina, la più bella delle regine. Alle 4:30 si terrà finalmente il rito dell'oblio. Così, ecco. Oh, gatto, faresti meglio a star fermo. Non sarò in grado di farlo funzionare. Va bene, ci proverò. Ecco, provaci. L'ambasciatore. Quale cosa senza senso? Forse hai un problema con gli occhi, bambina. Risolveremo in un attimo. Nel nostro bellissimo regno, tutti hanno un bellissimo punto di vista. E da quel bellissimo punto di vista, tutti possono vedere che sono la più amata delle regine. Ti sembra forse il modo di rivolgerti alla tua regina? Lei non è la regina, lei è l'ambasciatore con un vestito strambo. Fa silenzio. Hai osato oltraggiare la regina. Hai un avvertimento. Hai disobbedito al nostro regolamento. Bugiardo, bugiardo, bugiardo. Silenzio. Bugiardo, bugiardo, silenzio. Bugiardo. Silenzio. Bugiardo, bugiardo, ah. Bugiardo. Ah. Bugiardo. Allora? Ecco, così va meglio.
Tieni. Che cosa mi dici? Miau. Grazie. Ehi, ehi, ehi. Perché? Perché no. Ecco. Tieni. Cos'è quello? Un travestimento. Fidati, ti servirà. Non puoi fare come vuoi, bambina. Ti era stato detto. E ora hai fatto arrabbiare la regina. Molto. Ma veramente eri tu? Prima eri proprio tu la... Sua Altezza Reale la regina, la migliore di tutte le regine, ordina di cancellare immediatamente la tua memoria. Procedete con il rito dell'oblio. Lasciatemi andare! Pensate al passato, perché è passato già. E noi bravi bambini, noi siamo bene qua. Le cose che odiavate, ora vi divertono. Che il passato dalla mente se ne va. E noi bravi bambini, che fortuna essere qua. Via tutte le tristezze e la malinconia. Noi siamo gentili ed educati e sempre lo saremo. Sempre lo sarete. Sempre lo saremo. Sempre lo Sasha, sono io, Baguette, il tuo gatto. Ti riporterò a casa. Non conosco nessun Baguette, grazie. E ai gatti sono allergica. Adesso sei la numero uno. Grazie mille. Sasha, ora il mio aspetto è diverso, è vero, ma sono io, il tuo Baguette. Mi stai confondendo? Il mio nome è questo. Brava bambina numero uno. Che bel nome. Non è corretto, Sua Altezza, che io sono la numero uno? Sì, bambina, la numero uno. Complimenti. Sasha, ti stanno aspettando tutti. La nostra nonna. Sei stata fantastica. Il nonno. Grazie. Congratulazioni. Le salsicce. Grazie. Dai, torniamo a casa. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.
cresciuto seguendo regole molto dure. Da bambino dovevo fare molte cose con mio padre in marcia, niente passeggiate. E alla fine ecco, io non sono un eroe. In piedi alle 6 e mancabilmente colazione sana. In punto alle 7 direttrice a scuola. Era mia madre, da me un genio volevano, ma ho fallito. Che oltre il muro altro c'è. Il mio cuore ha cominciato a chiedere perché c'erano nel sole bimbi che giocavano, ma nessuno a comandare, nessuno. La mia infanzia se n'è andata, che posso fare? Vendicarmi sui bimbi è la mia soluzione, portar loro via tutti i ricordi che ha dei bravi bimbi. Non servono proprio i ricordi altrui, polvere e scaffali. Io no, non capirò la mia rabbia per chi è. E gioco e gioco e gioco e gioco, ma chi sono in realtà neanche io lo so. Per caso sei nuovo di qui? Sì, nuovo. Ti è stato praticato il rito dell'oblio, eh? Sì, certo. E quando? Da poco. E dimmi ora invece qual è il tuo nome, eh? Colia. Colia? Colia Baguette. Che strano. Lo sai che i bravi bambini che hanno fatto il rito dell'oblio non possono avere un nome? Ora siamo tutti numerati. Catturiamolo! È un intruso e lo dobbiamo catturare. Sì, è un intruso! Catturiamolo! Interessante. Vediamo cosa sei. Ecco qui. Oh, stupefacente. Miau! Sei un gatto! Sì, un gatto. Non è mica poco, sai? E tu chi sei? Chi? Io? L'orologiaio del nostro amato regno. Il brillante inventore, la grande mente di questo mondo. Qui ho inventato tutto io. Proprio adesso. Ecco fatto. Molto meglio. Cosa sei? Una macchina? No, da contratto sono obbligato a rimanere sveglio. È il mio caricatore universale, la mia invenzione. Possiamo cominciare. Ehi, chi ti ha legato così? Ma sei stato tu! Io? Aspetta un attimo. Ti chiedo di perdonarmi. Vedi, quando c'è la luna piena mi vengono certe idee che non so come mi possano venire. Oh, sei un po' lunatico. Sì. Quindi ora stai dormendo? Dormendo? Certo. Sto sognando un gatto a forma di uomo. Le strane cose che si vedono nei sogni. Vorresti un po' di latte? No, grazie.
Un infuso di valeriana? Ah, sì, sì. Un infuso, sì. Di valeriana. Di valeriana. Piacere di averti conosciuto. Sai, una volta era un regno molto bello. La regina amava i bambini, i bambini amavano la regina. Poi è arrivato questo ambasciatore e l'ha rinchiusa nella torre della paura, nel parco divertimenti. Le persone che non hanno avuto un'infanzia sanno essere vendicative. Prima, questo pulsante faceva partire i fuochi d'artificio. Questo qua faceva partire le bolle di sapone. E questo era per la fontana di gelato. E ora tutto questo serve per spiare, origliare, chiamare le sentinelle. L'ambasciatore ha preso la memoria di tutti. Anche la mia. Ma nei miei sogni a volte ancora ricordo. Ma è possibile recuperare la memoria? Certo che è possibile. Bisogna trovare... Mi sono dimenticato! Bisogna trovare la chiave e liberare la regina. Questa chiave dove posso trovarla? La chiave? Dove? Dove trovare... non mi ricordo. Oh. Oh, Sasha. Sasha. Sasha, io so come farti tornare la memoria. Rubiamo la chiave all'ambasciatore, apriamo la torre della paura e liberiamo la regina. Sei proprio sciocco, mi ricordo ancora tutto. Aspetta, ma allora non sei impazzita? Ma certo che no! Che brutto vestito! Proprio come il tuo! Oggi pomeriggio ho dovuto far finta di aver perso la memoria per non farmi scoprire. È colpa della canzone dell'oblio. Quando l'ascolti ti fa dimenticare proprio tutto quanto. Ma io con queste non ho sentito proprio nulla. Ecco, guarda. Torniamo subito a casa, allora. Guarda qua. L'orologiaio senza questo è fuori uso e possiamo fare tutto quello che vogliamo. No, non possiamo tornare a casa adesso. Prima liberiamo la regina e restituiamo la memoria a tutti i bambini. Perché non ho tenuto chiusa la boccaccia? Thank you.
Chi sono? Sono dei nostri. Speriamo di sì. Sì, sono dei nostri. E ora come facciamo a liberarvi? Devi girare il manico a forma di ragno. È vicino all'entrata. Aiutaci, signore. Eccolo lì. Sbrigati. Sua Altezza. Sua Altezza, mi permetta di presentarmi. Baguette, il gatto. Baguette, incantato. Che bello rivederti. Aspetta, ma io non so ancora il tuo vero nome. Il mio nome è Sasha. E il tuo? Io mi chiamo Rodia. Rodia è proprio un bellissimo nome. Dobbiamo andare. Forza, bambini, tra poco sarà notte. Andiamo a casa. Prova, prova. Prova. Pronto, prova. Prova. Uno, due, tre, prova. Prova. Il mio caricatore universale. Prova. Gatto cattivo. Allora, bambini, oggi nel nostro regno è finalmente tornata lei, l'unica vera regina! Ecco, ecco! Maledizione! Guardate, guardate! La vera ed unica regina è tornata! Guardate, guardate! La vera ed unica regina è tornata! Venite a vedere, la vera regina è qui con noi. È bellissimo. Lena, quanto tempo. Tu e Tania avete fatto pace? Allora? Ilyusha, il tuo ginocchio sta meglio. Danik, ciao. Cosa sta succedendo? Nel nostro bellissimo regno c'è una sola e unica regina. La nostra è la migliore regina di tutte le regine. Sentinelle, ci sono degli intrusi. Vi supplico, catturateli. Lasciatemi andare subito! Come osate farlo? Qui ho inventato tutto io! Che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Vi ho sempre servito, molto fedelmente! Ambasciatore! Le uccida! Rispettare l'ambasciatore! E io che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Ogni suo desiderio è un ordine per me! Senza alcun riconoscimento! E in nome della regina! L'intrusa! L'orologiaio! Suo complice! Il gatto, loro complice, e la brava bambina, loro complice, verranno tutti giustiziati. E ora, bambini, vedrete come le sentinelle li dissolveranno nella rinfrescante aria del nostro amato regno. Mi ricordo, la ruota. Dobbiamo attivare la ruota. Che la cerimonia della grande esecuzione abbia inizio. E ora fate silenzio. Catturatelo! Catturate quell'animale ribelle!
Corri, li prenderò io. Purtroppo non funzionerà! Qui manca l'elettricità da troppo tempo! Mi hanno intrappolato! Baguette! Stai attento! Nasconditi! Ehi, bambina, ma si può sapere chi sei? Sei un'amica di Sasha? E dimmi, dov'è Sasha? Non vi ricordate? Sono la brava bambina. D'accordo, va bene. È stato bello qui, ma devo andare. Vi ringrazio per tutto, siete stati gentili. Vi auguro il meglio e buon proseguimento. Non mi accompagnate, conosco la strada. Buonasera. Stai andando a una festa? Mm.
Grazie infinite. Di nulla. Ciao, Baguette. Ci vediamo a casa. Sfide ed errori ogni dì. Ricorderemo il nostro passato. Chi siamo sempre sapremo. A presto, Baguette. Ciao. Noi proveremo e da noi scopriremo. Forse pasticciando un po' impareremo tutto. Da noi i mari e i cieli. Da noi vivremo. Il contratto ora non è più valido, come si dice, a causa di forza maggiore. E quindi non sono più l'uomo cattivo. Ora sono l'uomo buono. Adesso posso far avverare i desideri tutti i giorni. Se ti trovi da queste parti, vieni a trovarmi. Faremo quattro chiacchiere. Grazie mille, signor uomo buono. Ma una volta potrebbe venire lei. Ciao. Ci vediamo. Ciao, ciao gattino. Come stai? Oh, Goff, ci sei anche tu? Quello che desiderate alla mezzanotte di Capodanno, poi sappiamo che si avvera. E lasciate nel vecchio anno tutte le brutte parole, le cattive azioni, le brutte cose e le cattive bambine. Allora, per il nuovo anno, miei cari, che cosa vogliamo? La nostra cara brava bambina. Buon anno nuovo! Sì. Che bello passare il Capodanno in famiglia con la nostra piccolina! È tutto buono! Buonissimo!